Allora, buonasera dal complesso sportivo del Real Poggio, un ingresso a sorpresa, molto scenografico per la sfida che vede di fronte Real Bronx e PSG, Paris Saint-Germain per la precisione. C'è visibilmente imbarazzo, si può vedere da queste prime immagini, questi primi secondi. Il sorteggio vede i capitani Antonio Veneroso e Salvatore Muoio per le due squadre scegliere per il pallone. Alla fine comincerà PSG, che è sul pallone. Da sinistra a destra attaccherà Real Bronx, da destra a sinistra invece PSG. Viene da sé questa cosa, è una cosa che ho sempre trovato molto stupida nelle telecronache. Vabbè, veniamo a noi. Comunque, cominciano le due formazioni con, per Real Bronx, Romano in porta. Poi in campo vediamo Di Siena, Antonio e Vincenzo Veneroso e Riccardi, che dovrebbe fare riferimento avanzato. Dall'altra parte invece PSG comincia con Autiero in porta, Merolla, Borrelli e Pagano in posizioni, sì, a formare questo terzetto arretrato. In avanti Muoio, così è sembrato nelle prime battute perlomeno. Comunque torniamo in diretta. Calcio d'angolo subito per il Real Bronx con Riccardi che calcia sul fondo. Può ricominciare da capo Autiero. Borrelli pressato, si appoggia a Muoio che si abbassa a ricevere il pallone. Ancora Borrelli, scambio con Pagano, poi in difficoltà qui Borrelli, costretto ad arretrare dal portiere. Male il passaggio, Pagano fa quel che può, alla fine il pallone arriva a Vincenzo Veneroso. Lui è di Siena, sì, scusami. Giustamente, perché lui ha la divisa del Toro. Riccardi, Veneroso, Antonio. Riccardi, ancora di Siena. Devo dirlo, nessuno mi aveva mai protetto. Sono contento che quando faccio errori lo segnalino. Vincenzo Veneroso, adesso veramente lui. Porta. Ma che cazzo, non è possibile. Sì, no, Vincenzo. Ecco. Ah, sei tu Vincenzo? Ah, ecco. E allora aspetta. Ah, lui è Farias, giustamente. Ed ecco Antonio Veneroso, se stavolta ci siamo. L'età che avanza, si fa sentire. Fallo laterale. È divertente, però. Figura di merda. Fate allegramente pure. Borrelli si appoggia a Merolla. Pressato. Costretto a ricominciare da Borrelli. Un po' in difficoltà anche lui qui. Interviene Di Siena sul pallone. Poi Antonio Veneroso in porta. Ritrova il pallone alla fine di Pagano. Pressatissimo. Riesce a giocare verso Merolla. Prova a partire. Muoio. Porta palla. Muoio. Esce bene Di Siena. Borrelli ferma l'avanzata avversaria. Il pallone ancora buono però per il Real Bronx. Esce molto bene Autiero. Fa ripartire Merolla che si accenta, si trova, salta un avversario, si trova addosso poi Di Siena, allarga verso Muoio sulla fascia destra, pallone che finisce a Borrelli, pallone sul fondo, sul suo tentativo. C'è troppa paura in queste azioni, niente dico. Comunque si rendono pericolosi i giocatori del PSG questa prima manovra. Di Siena fermato in fallo laterale. Passaggio in avanti a cercare l'inserimento di Riccardi. Rimessa per il portiere Pagano, porta il pallone, non riesce a saltare Di Siena. Il pallone arriva a Riccardi, poi in mezzo a due avversari, costretto a decentrarsi sulla sinistra. Antonio Veneroso, stavolta è quello giusto. Fermato Pagano, prova a saltare l'avversario, non ci riesce. Il pallone finisce a Merolla, che gestisce il pallone e ricomincia ancora da Borrelli. Pressione di un avversario su di lui, interviene poi Di Siena, il pallone finisce in fallo laterale. Sì, effettivamente. Pagano per il movimento di Borrelli, salta un avversario Borrelli. Pallone dentro verso Muoio, ancora Muoio sul sinistro, il pallone finisce a Pagano. Riesce a rinviare la difesa, ancora Di Siena, poi alla fine chiude tutto Merolla. Cerca il movimento di Salvatore Muoio, il pallone però è lunghissimo. Rimesso dal fondo per Romano di Siena. Buonasera Bellano. Riccardi
alla distanza Riccardi respinge come Potiero. E poi Antonio Veneroso sul fondo. Salta un avversario qui Borrelli. Farias salta un avversario, va fino in fondo. Autiero vuole ammazzare Carella, non ci riesce. Rimessa laterale, gioco a due tra Di Siena e Riccardi. Adesso il pallone finisce a Farias. Riccardi, questa è la tua. Di Siena, Farias ancora. Di Siena in impostazione, trova Farias a centrocampo. A destra Riccardi, vuole il lato destro, guadagna un fallo laterale sulla deviazione di un avversario. Cambio nel Real Bronx, credo. Dentro Vincenzo Veneroso al posto di Farias. Si deve ripetere però. Fallo laterale. Pallone centrale dove però non c'è nessuno. C'è stata però una deviazione. Fallo laterale ancora per il Bronx. Con la deviazione di Merolla in fallo laterale. Pallone per il neo entrato Vincenzo Veneroso, riesce a respingere la minaccia alla difesa avversaria. Fallo laterale ancora per il Real Bronx in pressing aggressivo. Riccardi dalla distanza. Niente da fare anche questo sul fondo. Nessun problema per Autiero. Merolla salta un avversario, mantiene l'equilibrio e il pallone. In mezzo a tre avversari, costretto a perdere il pallone, ma guadagna un calcio di punizione importante. Per il PSG che viene battuto adesso Pagano. Porta palla Muoio. Poi Merolla in porta per il vantaggio del PSG 1-0. No, allora mi viene in mano libero, che da gelati qua. Vabbè, ce l'aveva. Comunque 1-0 PSG. No, gol di Merolla. Castrone. No, è Merolla, non è Borrelli, ragazzi. Le risparmiamo per la prossima. Pallone è uscito in fallo laterale. Già sta in carica, questo devi solo attaccare. Ah, ok, ok. Va bene qua. Sì, sì. Così sono in carica io. Riccardi. Pallone dentro verso Veneroso che sbaglia un gol facilissimo qui. Rinvio battuto subito. Portapalla Borrelli. Muoio. Merolla prova l'aggancio. Un po' difficoltoso. Palla in fallo laterale. Giocato subito. Porta palla Vincenzo Veneroso. Perde qui il pallone nello scontro con Merolla. Fallo laterale ancora per Riccardi. Di Siena. Veneroso. Riccardi ancora in avanti. Questo tacco contestato da Antonio Veneroso. Si riparte. Porta palla Borrelli, vuole un po' tanto qui, un controllo un po' rischioso in quella zona di campo. Alla fine il pallone per Autiero che spazza a evitare ulteriori guai. Fallo laterale battuto subito. Veneroso poi spreca tutto. Fallo laterale adesso per SG. Battuto subito. Merolla porta palla. Passaggio a trovare Muoio, molto bello. Vuole il pallone di ritorno, ma il pallone finisce a Pagano. Interviene Veneroso come può. Si fa aiutare da Romano, malissimo qui Pagano, li grazia praticamente. Riparte il Bronx con Riccardi che però non riesce a superare Borrelli in velocità. Protegge bene qui lo spazio. E il pallone poi è per il PSG. Adesso con Pagano, protagonista poc'anzi. Poc'anzi. Con un tiro piuttosto debole nell'area di Romano. È anche impreciso. Dalla distanza Merolla che ci ha preso gusto. Rimessa dal fondo, battuta subito. Portapalla Riccardi. Di Siena. Torna indietro ancora da Riccardi. Si cercano molto i due. Vincenzo Veneroso adesso va. Antonio. Veneroso sempre. Guadagna calcio d'angolo. Centrale. Riesce a respingere Pagano. Ancora. Fallo laterale. Ancora calcio d'angolo.
centrale, manca l'aggancio veneroso e poi dalla distanza Riccardi sul fondo. Poteva essere uno schema potenziale questo, ho sbagliato. Merolla. Salta un avversario. Pallone finisce in faro laterale. Cambio sempre per il Bronx, chiamato dall'arbitro. Fuori di Siena, dentro Costabile. Sempre più russi. Giocatore di Real Bronx, va via Riccardi. Scambio con Vincenzo Veneroso, poi Antonio largo a destra, respinge Autiero. Poi Riccardi e Autiero due volte. Prodigioso qui. Porta palla Pagano. Prova a partire, fermato da Costabile, piazzato molto bene. Il pallone finisce a Riccardi che è rimasto da solo. In posizione avanzata il pallone poi per Vincenzo Veneroso. Riccardi ancora, largo verso Antonio Veneroso, aggancia un po' male. Pagano a liberare, Riccardi recupera palla subito però. Riparte dalla propria metà campo, salta l'avversario. Muoio va a prenderlo. Mantiene ancora vivo il possesso per i suoi Riccardi però. Allarga, Antonio Veneroso, pallone sul destro. Riccardi allarga verso Veneroso, Vincenzo stavolta. Pallone sul fondo. Borrelli pressatissimo. Merolla lì vicino però può agganciare. Allarga verso Pagano. In avanti. Non può arrivarci però qui Muoio. Rimessa laterale. Ancora Real Bronx. Battuta subito da Costabile. Controlla Riccardi. Di nuovo Costabile. Riccardi. Con gli occhiali. Anche io giocavo con gli occhiali. Anche io giocavo con gli occhiali. Davvero? Dove è una palla? Ti credo, risate perché io. Sì. Poi ho capito che era più pratico senza. Non tanto per il rischio. Attenzione qui a Riccardi. Bene, qui l'ingresso in area. Respinge bene Autiero. Poi sì, Antonio Veneroso. Perfetto. Perché? Il fallo laterale. Anzi, calcio d'angolo. Si è fatto una gran partita fin qui Autiero. Come finisce a Muoio, ma gran chiusura ancora di Costabile. È entrato molto bene in partita. Recupera palla il PSG, riparte con Muoio a destra. Salta Costabile, Muoio. Va fino in fondo, Muoio. Rimessa dal fondo. Vincenzo Veneroso verso Riccardi. Porta palla. Palla in fallo laterale. Poi Merolla. Molto rischioso questo controllo, anche questo passaggio. Rimesso dal fondo per Autiero. Sbaglia tutto qui Autiero, finché ha giocato benissimo. Commette un errore potenzialmente molto grave. Graziato qui, rimesso dal fondo. Però secondo me non l'hanno sfruttato bene i giocatori del Bronx questa. Passaggio lunghissimo, troppo lungo. Palla in fallo laterale. Romano in avanti, abbassa il pallone come può. Veneruso, male Pagano, il controllo Autiero, è pronto. Sul tentativo dalla distanza. Fallo laterale battuto in fretta, Costabile, ricomincia da capo dal portiere. Che poi sbaglia il passaggio. Fallo laterale PSG con Muoio sul pallone. Si fa vedere Pagano lì vicino. Aggancia. Salta un avversario, chiude Costabile. Passaggio in avanti. Chiude Merolla come può, poi Borrelli in avanti. Fallo laterale ancora per il Real Bronx. Costabile subito lo scambio con Antonio Veneroso, pressatissimo. Palla che finisce poi al portiere Romano. Abbassa palla poi Riccardi per il controllo. Subisce un pestone Merolla, ma si continua a giocare. Porta palla Riccardi, ma fino in fondo Autiero ancora. Le sta prendendo tutte. Riccardi in avanti, Vincenzo Veneroso di testa. Antonio, si fa vedere Riccardi a destra.
perde il tempo per servirlo e riparte qui PSG. Borrelli allarga verso Muoio, salta un avversario, Muoio fino in fondo, esce bene Romano qui, Merolla deve proteggere il pallone, aggredito da un avversario, porta palla, chiude Antonio Veneroso, poi Pagano, ultimo uomo dei suoi. Attenzione qui a Riccardi che può andare in campo aperto, non riesce però a saltare Merolla, ancora Riccardi, Autiero a terra, Riccardi, bene qui Autiero alla fine, poi Vincenzo Veneroso per il pareggio, lo meritavano oggettivamente per la mole di gioco creata fin qui. Gol di Vincenzo Veneroso che fino a questo momento non ha brillato, ma si è fatto trovare pronto al momento della conclusione. Questo sicuramente è importante. Forse in certe occasioni è molto meglio questo per essere costanti e poi magari non trovare il gol. Comunque si riparte sul punteggio di 1-1. Merolla chiude Costabile, interviene Merolla, Riccardi un po' male nel controllo, il pallone finisce un'altra volta a Costabile, male nel passaggio, ma il pallone comunque è per il Bronx con Riccardi, pressione di Pagano su di lui, Merolla per il raddoppio, un tiro deviato, cambio nel Real Bronx su questa azione di calcio d'angolo, Costabile vuole uscire, dentro Farias al suo posto, pallone subito per il neo entrato Farias, poi Riccardi direttamente sul fondo, Autiero controlla Borrelli in avanti, Muoio gestisce il pallone in mezzo a tre avversari, allarga verso Pagano che si inserisce bene, guadagna calcio d'angolo qui PSG, anche se crea di meno quando parte in contropiede è sempre insidioso. Pallone poi sprecato da questo calcio d'angolo, fallo laterale per il Real Bronx. Si riparte, Farias. Ora Riccardi, centrale, Vincenzo Veneroso troppo forte qui nel passaggio. Fallo laterale ancora per Borrelli, Pagano pressato, trova comunque il passaggio per Muoio che è da solo, perde palla sulla pressione di un avversario. Che Antonio Veneroso controlla, chiude Borrelli, pallone per Muoio che protegge il pallone, poi Farias ultimo uomo, il pallone finisce ancora Merolla, respinge stavolta Romano e poi passaggio arretrato, punizione, non ho capito perché ho fischiato sinceramente, perché se dovrebbe essere in aria se il passaggio del portiere. Credo sia un fallo comunque. Punizione. Nel primo tempo date questa palla alla squadra di Muoio e fai la foto. È il triangolare della settimana scorsa. Ah, ok. D'accordo. Punizione comunque per Muoio. Respinge la barriera con Farias. PSG ancora in avanti. Pagano. Alla distanza direttamente sul fondo. Ricomincia da capo Romano lì vicino Vincenzo Veneroso, Riccardi centrale verso Veneroso, scusate ho detto Antonio Veneroso, adesso largo a destra direttamente sul fondo, il tentativo molto insidioso comunque, chiude Autiero, riparte da capo, serve Romano, poi basta il pallone Riccardi, si muove a destra Farias, va via Farias fino in fondo, Farias centrale per Antonio Veneroso, il secondo gol che sbaglia stasera praticamente, e fallo laterale per l'arbitro, si conferma fallo laterale. Va a partire Pagano, viene chiuso da capo Farias, da Romano, chiude l'iniziativa avversaria, però regala un fallo laterale potenzialmente insidioso per il Paris Saint Germain, non controlla Pagano, parte Antonio Veneroso, chiude Merolla, si fa aiutare da Borrelli, va via ancora Merolla, porta palla, salta l'avversario, Merolla ancora, passaggio centrale dove però non trova i compagni,
Qualche un punto intermedio tra i due. C'è stata comunque una deviazione. PSG ancora in avanti. Ancora Moyo che subisce una spinta. Punizione ancora PSG. Terzo fallo commesso dal Bronx in questo primo tempo. Punizione ancora PSG sul pallone Pagano. Si può andare con Pagano. Pallone deviato. Calcio d'angolo. Ma Borrelli sul pallone. Oh, Are, guaggio, Are. Centrale, inserimento di Merolla, il pallone finisce sul fondo. Cambio nel Real Bronx. Fuori Antonio Veneroso, dentro Di Siena. Controlla, pressato. Palla in fallo laterale. Pallone deviato alla fine, rimesso dal fondo. Calcio d'angolo al centro per Merolla alla fine. Riesce a ripartire il Bronx? Intervento un po' dubbio qui. Poi Riccardi in area, blocca qui Altiero. Una parata delle sue di stasera, soprattutto. Sarà un grande spettacolo. Però un portiere molto affidabile. Oh, no, è rossi, oh, che farò laterale, la battuta però irregolare. No, è perché non era, per il pallone non era sulla linea, per questo. Ma non mi ha sentito importante. Che il pallone non era posizionato bene, non era per la palla in movimento. Bronx ancora in attacco, comunque ancora fallo laterale per Di Siena. Riccardi, pallone finisce a Di Siena, il passaggio centrale. Effettivamente si poteva tirare da quella posizione. Deve ricominciare da capo Farias, si fa vedere Di Siena che aggancia. Passaggio in avanti, Riccardi. Centrale Di Siena aggancia, può calciare, Autiero respinge e poi Borrelli riesce a evitare il tapin. Fallo laterale per il PSG. Autiero. Ma perché non va? Fallo laterale. Perché non è agganciato questo pallone? C'è proprio l'attacco, ma non volevo sminuire gli altri. Vabbè. Sarà per la prossima allora. Palla finisce in calcio d'angolo qui. Riccardi al centro, non riesce a toccare in porta Veneroso. Calcio d'angolo dall'altra parte. Ancora Veneroso sul pallone, poi Di Siena. Calcio alto. Rimessa per Autiero. Ancora Autiero in avanti, troppo in avanti. Fallo laterale. Farias. Di Siena allarga. Riccardi. Pallone sul destro. Sinistro. Alla fine deviazione di Borrelli. Ancora calcio d'angolo. Pallone per Farias dal calcio d'angolo. Chiude Pagano. Allontana poi. Merolla voleva il passaggio per la corsa. Pagano ha pensato soltanto a spazzare nella circostanza. Comunque rimessa dal fondo Bronx, battuta subito. Di Siena portapalla, centrale Veneroso. Male Borrelli, arriva Riccardi, esce Autiero. Tiene vivo il pallone per i suoi, Merolla aggancia. Si appoggia a Pagano, il pallone di ritorno. Ancora Merolla, vuole l'ingresso in area. Merolla contro Di Siena. Guadagna fallo laterale, bel duello qui. Pagano subisce un fallo. L'arbitro deve
riportare la calma, situazione che comincia a farsi un po' leggermente tesa comunque. Ancora abbastanza pacata, va tutto per adesso. Pallone vietato dalla punizione per Merolla che va in porta. Poi Romano fa ripartire i suoi, bene qui anche in chiusura Merolla. Pallone laterale per il Bronx. Che cosa ha detto? Dove viene avanti? Ancora bene qui Merolla. Pallone laterale battuto da Riccardi di Siena. Perché la cavo un po' per il buon? Palla sul fondo. Uno indicato dall'arbitro. Borrelli un po' male qui. Torna comunque il passaggio per Merolla che perde palla qui. Riccardi largo a sinistra, prova a calciare. Ancora Otiero però in serata di grazia. Calcio d'angolo battuto subito. Controlla ancora Riccardi e alla fine riesce a controllare, ma solo per un attimo. Il PSG guadagna fallo laterale. Pressione molto pericolosa ancora del Bronx. Portapalla a Borrelli. Muoio in mezzo a due avversari. Prova a saltare anche il terzo. Borrelli calcia addosso un avversario. Merolla tiene vivo il pallone. Si accontenta del fallo laterale alla fine. Ferma il pallone. Pallone molto alto e molto impreciso. Fallo laterale dall'altra parte. Finisce qui il primo tempo. Punteggio di 1-1 tra le due squadre. Abbiamo offerto un bello spettacolo fin qui. Chiudiamo la prima parte. Avanti. Torniamo in diretta. Mi dispiace stoppare Ernesto che mi stava dicendo le sue considerazioni fin qui sul match. Magari gliele chiederemo dopo. Ritorniamo. Bella partita, bella squadra. Sì, belle squadre. Ti stiamo ancora conoscendo fino a questo momento. Pallone che finisce in avanti subito per il Real Bronx. Vabbè, fermata l'iniziativa avversaria. Posso fare l'elenco delle formazioni come espressamente richiesto. Riparte il Real Bronx pressoché con la stessa formazione del primo tempo, iniziale del primo tempo, ovvero con Romano in porta, Farias di Siena, qui Antonio Veneroso, in avanti Riccardi. Dall'altra parte PSG con Autiero, gli stessi 5, non hanno cambi. Autiero, Borrelli, Pagano, Merolla e Moio che porta adesso il pallone, è fermato in fallo laterale. Speriamo che prima o poi questa battaglia sul non dire le formazioni ogni volta la vinciamo. Che è stupido. Ok. Comunque, porta palla Riccardi, che inizio partita sì, ci sta. Bisogna dare contesto. Vabbè, sono prospettive differenti. Pallone in fallo laterale. Pallone in avanti troppo lungo per chiunque. Fallo laterale per Di Siena. Un giorno per, magari sai che faccio? Vedo che stanno segnando durante l'inizio faccio leggo. Riccardi qui subisce una spinta. Primo fallo della seconda frazione di gara in favore del Real Bronx, con Riccardi che può andare da questa punizione. Ecco, così è bello. Che dici? Si può andare alla distanza sul fondo. Era fatta bene. Borrelli cerca il passaggio per la velocità di Merolla. Tiene il pallone in gioco qui Merolla. Farias evita il calcio d'angolo e riparte da Di Siena. Antonio Veneroso si sposta a destra, prova a calciare, traversa, il terzo gol mancato, però questo è particolarmente complesso rispetto ai due precedenti. Borrelli trova il passaggio per Pagano dal fallo laterale, va via Pagano con una giocata, poi viene fermato in fallo laterale dal raddoppio di Farias. Scambio tra Pagano e Borrelli che calcia sul fondo. Non ho avuto proprio il tempo materiale di rendermi conto che era arrivato Borrelli a calciare.
Quasi peggio della macchina dell'aggressione famosa. Okay. Porta palla, qui muoio. Chiude Antonio Veneroso. Poi Riccardi. Si sposta Veneroso in destra e calcia. Fulmina Autiero. Punteggio di 2-1 per il Real Bronx. Soltanto così si poteva segnare, perché sì, sennò prendeva pure questo. Sì. Stasera particolarmente in serata Autiero. Poteva, le ha prese praticamente tutte tranne questa. E il primo gol perché era fuori posizione obiettivamente. Punteggio di 2-1 in favore del Real Bronx. Qui Borrelli perde male il pallone. Riccardi, il pallone per Antonio Veneroso che calcia al lato. Rimessa per Rautiero, battuta adesso. Prova a partire Merolla, chiuso da Moio. Poi Farias, riconquista il pallone e prova ad andare. Centrale, Riccardi. Pallone sul fondo. Porta palla Borrelli. Merolla. Mentre viene di Biase, cioè di Siena volevo dire. Pallone ancora per Riccardi. Questo molto tattico. Questo gol, punteggio di 3-1. È il secondo di Riccardi stasera, che intima i compagni al silenzio. Ora, Cristian, vieni. Fuori Farias nel frattempo, dentro Vincenzo Veneroso. Con Romano che riporta l'ordine tra i suoi, si riparte, punteggio di 3-1. Per il Bronx, controlla adesso Muoio. Cambia il movimento dei compagni, serve Borrelli, Merolla prova a partire, chiude di Siena. Piazzato molto bene. Fallo laterale. Pesce. Si può andare, pallone per Merolla. Vuole il fondo, deviazione, calcio d'angolo. Ancora per il PSG. Si fa vedere Moio al centro, il pallone è per lui. C'è un'altra deviazione, ancora calcio d'angolo dalla parte opposta. Centrale, bene qui Romano sul tentativo di Pagano. Riparte il Bronx con Riccardi, largo a sinistra. Arretra adesso Vincenzo Veneroso, devia Borrelli. Fallo laterale, battuto subito. Bene qui Merolla in chiusura su Vincenzo Veneroso. Poi Antonio, calcio alto. Rimessa dal fondo, battuta subito Merolla. Prova a partire Pagano, male nel controllo. Interviene di Siena. Calcio d'angolo dal nulla per Real Bronx. Centrale per Antonio Veneroso. Non è serata per lui invece. Decisamente non è serata. In avanti. Pallone finisce direttamente a Romano. Di Siena. Riccardi, controllato da Borrelli con un fallo. Secondo fallo. Ecco qua. Si può andare direttamente sul fondo. Si riparte da Borrelli. Passaggio controllato qui da Di Biase. Di Siena volevo dire. Perché penso a Di Biase? Volevo di farlo laterale dall'altra parte. Dispiace. Dispiace. Spiazzi per i ragazzi. Citazione, sì. Riccardi in avanti. Poi l'ho detto con molta poca convinzione. Comunque farò laterale dall'altra parte. Ancora una volta per Muoio. Merolla. Si
fa vedere Pagano in avanti. Controlla Merola, perde palla sulla pressione di Vincenzo Veneroso. Calcio alto. Però c'è una deviazione, quindi calcio d'angolo. Chiude Pagano all'ultimo. Ancora calcio d'angolo, ancora per il Bronx. Dall'altra parte però allontana Merolla. Di Siena prima di tutti sul pallone. Romano in avanti, abbassa il pallone Borrelli, Pagano lì vicino. Merolla prova a partire. Ancora Merolla, palla al piede, il pallone finisce a Pagano che riapre i giochi 3-2. Inserito molto bene qui e trova un tiro dal nulla, perché questo pallone era quasi perso. PSG ancora nella partita, 3-2. Molto accesa la sfida tra queste due squadre, molto alla, molto alla pari tra l'altro. Va segnalato che il PSG non ha cambi in più, quindi magari a livello di ritmo è un po' più complesso. Questo non per sminuire i giocatori. Attenzione del Bronx, che qui erano in posizione, no, qui erano in transizione offensiva, semplicemente per dare merito alla determinazione del PSG. Comunque qui Veneroso sbaglia completamente il passaggio, fallo laterale per il PSG. Merolla centrale dove c'è Pagano. Muoio, salta un avversario, chiuso poi, il pallone è ancora buono per Di Siena. Riccardi arretrato, va via Pagano, al destra c'è Veneroso. Voleva andare fino in fondo Riccardi, che ristabilisce le distanze sul più 2. 4-2 per il Real Bronx. Cambio è appena effettuato nel Bronx sull'esultanza del gol, dentro Costabile al posto di Siena, che si è ripreso bene in questo secondo tempo. Finale di primo tempo per lui molto complicato. Pallone in fallo laterale. PSG, palla in movimento, tra l'altro non è in posizione regolare. Attenzione qui, riesce a chiudere Muoio sulla pressione degli avversari, trova il passaggio per Borrelli, parte Muoio, a destra c'è Merolla che aggancia, può andare fino in fondo Merolla, ma esce bene Romano. Pagano gli dà una mano, il pallone per Merolla, Merolla pressatissimo, Pagano ancora male nella conclusione. Non ho trovato altre parole per descrivere, molto male qui. Hai messo dal fondo. Riccardi. Controlla Veneroso Antonio. Fallo laterale. PSG con Borrelli che si incarica della battuta. Pallone lungo in avanti. Costabile prova a chiudere. Si fa aiutare da Riccardi. Pressione di Muoio che va via due avversari. Fino in fondo Muoio, respinge Romano in fallo laterale. Pallone verso Pagano. Ancora Pagano, la deviazione decisiva proprio di Romano. Pallone per il movimento di Antonio Veneroso, chiude come può Borrelli, porta palla Merolla, non può nulla. Muoio qui, lanciato a capo Romano. Merolla poi spedisce il pallone in fallo laterale. In avanti, attenzione, di fine in porta praticamente. Riesce a respingere però la difesa del PSG. Merolla per il movimento di Muoio. Vuole andare fino in fondo Muoio. Questo è un bel gol. 4-3 di ripartenza. Punteggio di 4-3 con l'arbitro che non aveva fischiato la ripresa del gioco. Siamo ancora in attesa di Romano che si sta sistemando i guanti.
si può procedere. 4-3 in favore ancora del Real Bronx, che gestisce il pallone. Antonio Veneroso. 4 avversari su di lui, tutta la squadra praticamente. Guadagna calcio d'angolo. È stato questo framing, qui stavano tutti e quattro. Sembrava quella famosa azione di Pirlo contro... No, era Iniesta, che era comunque sì. Non mi ricordo se era Pirlo o Iniesta. Comunque, rimesso dal fondo. Male Merolla. Guadagna comunque fallo laterale, battuto di fretta però. Porta palla. Borrelli male. Recupera il pallone del Bronx, adesso con Costabile esce. Bene Merolla a intercettare addirittura un suo compagno di squadra. Duello con Costabile vinto da Merolla. Prova anche a calciare Borrelli, un po' troppo per la situazione penso. Rimessa per Riccardi. In mezzo a due avversari, Riccardi alto. Rimessa per Autiero. Borrelli trova il passaggio per Muoio. Come sempre partita molto di sacrificio, ad alta intensità per lui su tutto il fronte di gioco. Rimessa dal fondo, battuta subito da Romano. In avanti Riccardi, interviene Borrelli, quasi perde l'equilibrio. Palla in fallo laterale, pallone centrale, riesce a respingere come può Borrelli. Chiude Costabile. In fallo laterale. Si riparte. Gioco a due. Da Borrelli e Moio, che però quasi allunga un po' troppo il pallone. Riccardi non può arrivare sul pallone, fallo laterale per G. Pallone, bello movimento di Muoio che non si capisce col compagno, la scivolata però non è regolare. Dall'altra parte aveva segnato in rovesciata Riccardi. Peccato che il gioco era già fermo. Si ritorna alle dispute sui minuti in campo. Fuori Antonio Veneroso. Dentro di nuovo Farias. In avanti, abbassa il pallone Pagano. Chiude Farias. Vincenzo Veneroso tiene il pallone in campo dopo un controllo un po' difficoltoso. Sul pallone poi Farias. Chiuso. Costabile in avanti. Allora, Farias, anche da kill, Farias. In avanti, abbassa il pallone Pagano, chiude Costabile in fallo laterale. Calcio al lato, rimesso dal fondo ancora per Romano. Si appoggia da Farias. Il pallone non è controllato bene da Riccardi in fallo laterale. Pallone in avanti per Muoio. Controlla. Allarga in direzione di Pagano, che quasi trova la porta. Pallone in rimessa per Romano. Si riparte. Farias. Di Siena appena rientrato al posto di Costabile, riesce a chiudere come può Borrelli. Poi Veneroso direttamente sul fondo. Merolla pressatissimo, perde palla, nessun problema però per Autiero. Pagano dalla distanza sul fondo. Non sta prendendo a piove. Abbassa il pallone Riccardi. Aperto lui. Controlla, pressato da Borrelli che sembra avere la meglio. Con il passaggio per Muoio. Porta palla. Va via Muoio. Chiama il fallo precedente.
dopo aver applicato il vantaggio, però secondo me si poteva lasciare correre. Ah no, fallo di... No, 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 impossibile. Chiamata discutibile. Sul pallone Pagano direttamente sul fondo. Incredulo ancora Moglio, glielo si legge proprio sul volto. Nel frattempo Vincenzo Veneroso fuori per Antonio. Stavolta ci siamo. Di Siena si fa aiutare da Riccardi, il pallone per la corsa ancora di Siena. Merola di testa rischia un po'. Controlla Autiero, manca l'aggancio. Antonio Veneroso, fallo laterale. Subito Farias, Veneroso, Antonio. Salta un avversario. Cambia fascia, Riccardi. Chiude poi Borrelli. Fallo laterale. Come on. Stavolta PSG però. Prova a partire Pagano, finisce a terra. Subendo fallo. Contesta Riccardi insieme a Di Siena. Pallone giocato subito dal PSG che guadagna anche fallo laterale. Il pallone finisce a Muoio, c'è una deviazione sul suo tentativo. No, nessuno. Rimessa dal fondo. Via, sembra. Veneroso, poi Di Siena. In avanti, chiude come può Merolla, cioè Borrelli, e porta palla Merolla. Interviene Di Siena, molto energico qui. Guadagna rimessa dal fondo. Deve ripetere la battuta qui per Romano. Si riparte da Farias. Veneroso. Altissimo. Inutile. Sarà 4-4. Attenzione Ernesto. Arriva la sentenza. Se arriva la sentenza di Ernesto. C'è la deviazione di Farias. Calcio d'angolo qui. Al centro Muoio. Sulla linea di fondo praticamente. Bronx guadagna fallo laterale. Deve battere più indietro però. Vedremo, perché effettivamente hanno un atteggiamento, hanno abbassato un po' i giri del motore, mettiamola così, anche se penso che possano ancora portarla a casa. Al netto però di una bella pressione del Paris Saint Germain. Pallone adesso per Pagano, direttamente sul fondo. Siamo a 21, sì. In avanti, pallone per Veneroso. Autiero tiene a galla i suoi con un grande intervento. Calcio d'angolo. Cambia fascia, il pallone per Farias, direttamente sul fondo. Eccolo. Nell'aria. Porta palla Muoio. Pagano. Di Siena su di lui, commette fallo. Cristiano. Comunque punizione Paris Saint Germain con Muoio sul pallone. In barriera Riccardi di Siena. A sistemarli Romano. A disturbare va Pagano in porta. Qui Muoio riesce poi a liberare il Bronx. Borrelli trova il passaggio per Muoio. Interviene di Siena un po' male. Però è ancora buono per Pagano però. Prova a partire Pagano, si complica parecchio la vita. Alla fine alla meglio Farias. Chiuso da Merolla. Scontro assurdo. Attenzione, stanno saltando un po' i nervi. Anche il portiere va a fomentare gli animi però. Riesce a calmare. Ma è
Non mi viene tanto, mi viene tanto. Ho visto la canzone di Roma, non ho visto quella di Siena. Cioè. Tutto ciò ha commesso un fallo. No. No, perché questo scenario è particolare. Lui è... Merolla? Non è che sia la migliore con la... È andato direttamente un po' duro. Comunque, punizione per il San Gennaro. E questo è quello che c'è. Si avvicina. Oh, chi si cavoi? Si può andare. Sul fondo. Un minuto. Di Siena. Riccardi, il passaggio ancora per Di Siena. Fini in fondo, chiuso. Calcio d'angolo. Gioco a due, poi viene Ruso. Direttamente sul fondo. Bravando, bravo! Quando manco? Un minuto più o meno. Un minuto. Pasca, tu non urla, rete, Pasca! È stato Moio. No, Borrelli. Pagano. Male qui nel passaggio. Veneroso. Trova Utiero pronto sul suo palo, calcio d'angolo. Ancora Di Siena per Veneroso. Prova la ripartire il giocatore del Paris Saint-Germain. Saint-Germain, scusatemi. Chiude alla fine Di Siena. Poi Riccardi, deviazione di un avversario. Interviene Farias. Alla distanza di Riccardi a Otiero. 3 di recupero. Che ca! Hanno c'è un motorino là. Comunque. Arretrato di Siena riesce a chiudere. Borrelli, attenzione perché la tua profezia è ancora... Non so perché. Sì, sì. È uscito Farias, non si è compreso coi compagni. Veneroso prova a calciare, stavolta provava a scansarsi a Otiero. Ha preso anche questa. Comunque. Interviene Vincenzo Veneroso che poi calcia. Ancora Veneroso. Pagano alleggerisce. Muoio di testa per il movimento di Merolla. Si rinnova il duello con Di Siena. Esce Romano. Va via Romano. Allarga in direzione di Riccardi. Veneroso. Chiude poi Borrelli in calcio d'angolo. Un minuto e mezzo. Calcio d'angolo. Riesce a deviare fuori Borrelli. Prova a partire Muoio. Gli dà una mano Borrelli. Ma sbaglia tutto Borrelli qui. Ma non c'è problema per Otiero. Pagano cambia fascia. Chiude Di Siena. Un po' laterale. Le occasioni le hanno avute per provare il 4-4. Però va detto che sono stati anche un po' superficiali. E in questi ultimi minuti il Bronx ha avuto di nuovo, cioè ha fatto di nuovo una gran pressione. Riesce a liberare la difesa, lamenta un fallo di mano. Qui il PSG che però non c'è, il pallone è ancora buono, Muoio. Ancora Di Siena alla fine a spazzare. Rimessa ancora per Otiero. Si abbraccia con Di Siena, il pallone finisce direttamente sul fondo. Romano. Di Siena. Il movimento di Veneroso a destra c'è Vincenzo ignorato. Porta palla Vincenzo Veneroso a Otiero in fallo laterale a pochi secondi dal termine. Gioco a due tra Riccardi e Di Siena che poi calcia la... le spinge ancora Otiero in calcio d'angolo. Sicuramente deviazione in fallo laterale. Tutto ciò non ha ancora scelto il migliore in campo.
Io lo volevo dare ad Autiero, però non sono più tanto sicuro. Per me è a lui, il numero 10. Sì, numero 10, Riccardi, che è stato il fattore. Bello. Va via Merolla, interviene poi Pagano. Malissimo qui, hai sperato? Finiscono mai questi 3 minuti? Che cosa vedo? Oh, cambia! Veneroso. Taglio! Siamo ormai ampiamente nel quarto. Mamma. Ancora Riccardi. Vuole il tacco addirittura. Quindi Siena che lascia uscire il pallone. Finisce qui. 4-3, finisce lo scontro tra le due squadre. La battaglia tra Real Bronx e Paris Saint Germain. Bellissima partita da vedere, soprattutto per gli spettatori neutrali. Se ne avremo mai. Diamo la medaglia del migliore in campo, se posso. Ecco, a Riccardi che grazie, è stato il fattore per i suoi per la rimonta. E nulla, semplicemente andiamo un po' di fretta, quindi chiudiamo qui il collegamento e ci vediamo tra poco per il secondo match di stasera.